queef on Napoli. Mm? Lady and gentlemen, ci siamo fermati qua perché questo è uno dei punti più belli della costa. Un minuto e ripartiamo subito. Quale minuto? Qua questa volta veramente non ripartiremo più. Benissimo, allora abbiamo tutto il tempo a disposizione per ammirare uno dei panorami più belli della costa amalfitana. Molto tempo, Cicci. E per farvelo gustare meglio, vi ci voglio cantare anche una bella canzone napoletana. Ma come, invece di aiutarmi ad aggiustare la macchina, tu ti metti a cantare? Lavora, ignorante, e stai attenta alla rima. La rima? A mare chiara ci sta una finestra e la passione mia ci tozzolea. Guarda candela alla seconda destra, che è sempre quella che ci sfrogolea. A parte che è scassato la palestra. Ah, de buozze scorretica, gliel'ho comprata, non l'ha cambiata. Tu vuoi farne cagaba un po' scassata. Io faccio il fagottello e me ne vado. Cretino, non c'è la rima. Ma tanto me ne vado lo stesso. A mare chiara. Io dovrei parlare. Dopo, per favore, perché adesso c'è un po' da fare. A mare chiara ci stava un imbecille. Pasquali, tieni, continua tu, falli divertire. Che cosa? Piglia la chitarra, su. E come faccio? Adesso devo aggiustare la macchina e devo cantare. Perché non mi dai una scopa, così do pure una pulita per te. Vuoi che ti vado a comprare le sigarette? Stanotte l'abbiamo scampata bella, È appunto perché lei ha dimostrato una certa serietà che io mi sono decisa a correre il rischio di venire qui. Sono pronta a trattare. Sempre come avvocato? No, questa volta come ammalata. Ho deciso di fare la cura e se lei è disposto a baciarmi io vorrei iniziare subito. Adesso, qua. Non posso assolutamente aspettare perché il mio matrimonio si avvicina e io devo guarire a tutti i costi. Signori, ma voi non mi avrete scambiato per qualche flacone farmaceutico? Io non ho mai baciato per cura. A parte che se scoppia un'epidemia di sonnambulismo, io che faccio? Il baciatore di professione? Non so. Capisco che quello che le domando non è semplice, ma lei mi è stato ordinato dal medico. Io devo considerarla come la mia medicina. Quindi, come lo chiederei al farmacista, le chiederò qual è il prezzo per le sue prestazioni. Eh già. Guardate se c'è il prezzo sulle spalle, aggiungete l'IGE, si capisce? Signorina mia bella, ma perché non vi trovate un altro, magari della stessa marca mia? Io non sono capace così a freddo queste cose. Lo farei se non temessi di far divulgare questa storia così seccante. Ora di lei io mi fido. Va bene. Vediamo di trovare un posto un pochettino più adatto, sempre in senso medico, si capisce? Va bene. Accomodatevi. Ecco, qua mi pare che possa andar bene. Ma... A voi come vi pare? Non sono pratica. Sì, sì. Permettete, se no il sole vi dà fastidio agli occhi. Voi la testa come preferite tenerla, a destra o a sinistra? Beh, credo che mi sia perfettamente indifferente. No, per via del naso, alle volte. Permettete ancora? Sì, prego. Grazie. Dunque. Allora vogliamo cominciare? Cominciamo. No, scusate, vi dispiacerebbe chiudere gli occhi perché mi dà fastidio essere osservato mentre opero. Giusto. Grazie. Come vi sentite? Non ho provato nessuna sensazione. Beh, questa era un po' una dose per bambini, diciamo. Sì, era come il bacetto sulla bua. Vedete, ogni medicina ha le sue istruzioni. Vogliamo seguirle un momentino? Scusate. Questo braccio dovrebbe andare qui. Ecco, anche un po' più su, sì. Oh, questo stringetelo intorno alla vita. Ecco, adesso questa è la posizione giusta. Mi pare che lei come numero 17 mi va un po' stretto. No, non mi sono mica ritirato. Dunque, ora voi chiudete gli occhi e contate mentalmente fino a 10. Al resto ci penso io.
Dio, che mi succede? Ah, niente, niente. È il cancro del parabrezza. Ah. E adesso senza occhiali non ci vedete? No, no, ci vedo. Soltanto che la natura mi ha dato un fisico non adatto alla mia mentalità e gli occhiali riescono a correggere in parte questi miei difetti. Avvocato, posso dire una cosa? Secondo me la natura ha fatto più del suo dovere. È la vostra mentalità che è sbagliata. Beh, non ha importanza. Spero di essere guarita, grazie. Ad ogni modo, se avete ancora bisogno, il medico è come un missionario, si deve sacrificare. Penso che non ce ne sarà più bisogno. Come volete.